Sì, siamo con Gabriele Angella, Alessio Torsoli, paracipoggia.com. Allora, commentiamo questa sconfitta inaspettata, no? Per certi versi, dopo un primo tempo in cui il Perugia aveva meritato di più, ha avuto l'occasione del palo e poi nel secondo tempo è calato l'intensità e il Carpi ha trovato quell'1-2 che poi, complice anche poi gli infortuni, ha fatto poi purtroppo la differenza. Ci dispiace molto questa sconfitta perché durante la settimana lavoriamo veramente bene. Questa settimana è stata una settimana positiva e tutti si aspettavano un risultato diverso. Io credo che il primo tempo sia stato un primo tempo positivo, come hai detto te. Abbiamo avuto le occasioni, è vero, è stata una partita equilibrata, alla fine ce l'hanno avuta anche loro, quindi diciamo che il pareggio era giusto, però con un po' più di fortuna potevi passare in vantaggio. Nel secondo tempo noi non abbiamo trovato le nostre offensive e dobbiamo far meglio e dobbiamo lavorare, il gruppo c'è, il gruppo è unito e ora vediamo un po' di togliersi questa delusione e preparare bene la prossima partita in casa dove credo che ci sarà uno stadio bello pieno per l'entusiasmo dei tifosi. E purtroppo poi ci sarà sempre il problema degli infortuni che già oggi ha condizionato parecchio, oltre poi alle assenze per le nazionali, poi purtroppo forse aggiungerà quello di Montevago, speriamo non sia nulla di grave, ma ho visto che si toccava la caviglia, quindi rischiamo di giocare senza punte praticamente. Sì, è un momento un po' così dove abbiamo tantissimi infortuni, è un momento sfortunato, però insomma dobbiamo cercare di fare con quello che abbiamo. Ecco, sicuramente in primis dobbiamo continuare a allenarci forte, rivedere gli errori e sicuramente questo è il primo passo. Poi con la grinta e la tigna sicuramente possiamo raggiungere i risultati che vogliamo ottenere. È normale che ci sono tanti infortuni che pesano. Infortuni importanti, di esperienza e questo un po' nell'arco del campionato pesa, però insomma vediamo un attimo di recuperare alcuni giocatori e poi insomma, penseremo di preparare bene la prossima partita. Senti, tornando sui gol del Carpi, nel primo gol c'è stato un errore sulla diagonale, mi è sembrato, no? E poi il secondo è stato, cosa è successo? Poi diciamo, ha azzeccato il gol della domenica dopo comunque una giocata, no? No, commentare i gol in questo momento è difficile perché dovrei rivederli. Sicuramente quando prendi gol c'è un errore di qualcuno, ma un errore di tanti, non lo so. Quindi con più lucidità li rivedremo e cercheremo di valutare dove dobbiamo migliorare. Ecco. Senti, l'ultima domanda, ieri c'era stato il passaggio di società, questa cosa come ve l'avete colta all'interno della squadra? Vi ha un po' condizionato oppure in senso avrebbe potuto portare, no? Un nuovo slancio, invece è stato paradossalmente un po' ha dato uno slancio al contrario? Ma io non credo che in queste cose, ecco, credo che noi dobbiamo pensare al campo, poi da martedì conosceremo la nuova proprietà, anzi ora a fine partita è venuto a rincuorarci il presidente e niente, ecco, vedremo un attimino, ci dobbiamo ancora conoscere e sicuramente questo passaggio porterà entusiasmo nella piazza e la piazza ci darà una mano. Ecco, voglio solamente dire una cosa, ringrazio il Presidente Santopadre perché per me comunque sono 5 anni sotto la sua presidenza e con qualche anche discussione, però alla fine è come quando sei in una famiglia, no? E litighi, alla fine gli vuoi bene, ecco, quindi ci tengo a ringraziarlo per questi anni e poi insomma lavoriamo per riportare entusiasmo alla piazza. Grazie Gabriele.